ragazzi, bentrovati nel giovedì delle ricette. Oggi prepariamo un tonnarello, cacio e pepe e mojito. Andiamo a vedere gli ingredienti che ci occorrono. Tonnarelli freschi, per la salsa al mojito menta, lime, Bacardi rum, zucchero di canna integrale e maizena. Poi per la salsa cacio e pepe, pecorino romano, pepe nero in grani, sale, pistacchi per la decorazione, diciamo, finale, e poi un filo d'olio d'extravergine d'oliva, del Gargano come sempre. Andiamo a vedere la preparazione. Ciao. Allora, prepariamo la salsa al lime. Spremiamo i nostri lime, poi li passiamo nel bicchiere del mini beamer, mettiamo il rum Bacardi, 2-3 ciuffetti di menta, zucchero integrale di canna e la maizena. Frulliamo il tutto e poi passiamo al pentolino per addensare un po' la salsa. Allora, man mano che si scalda, giriamo velocemente con una frusta fino ad ottenere questa cremosità. Ok? Arrivato a questo punto, la versiamo in una ciotolina e la teniamo da parte. A questo punto prepariamo la salsa cacio e pepe. Abbiamo messo del pecorino romano, poi aggiungiamo un po' di pepe nero, poi un goccetto d'acqua per stemperare un po' la sapidità del pecorino, perché questo pecorino che ho preso oggi è abbastanza salato, quindi lo andiamo più o meno ad addolcire aggiungendo acqua fredda, un filo d'olio. E passiamo il tutto, man mano ci regoliamo con l'acqua in base alla cremosità che noi vogliamo. A questo punto stiamo mettendo un po' di pepe a maglia grossa in una padella antiaderente. La facciamo tostare per qualche secondo, una decina, 15, in base alla fiamma, e poi sfumiamo con un po' di acqua di cottura. E facciamo stare altri 30 secondi, poi spegniamo la fiamma, buttiamo i tonnarelli e li saltiamo e aggiungiamo la salsa cacio e pepe. Allora, a questo punto abbiamo finito di risottare la pasta, spegniamo la fiamma . La raffreddiamo un pochino, dopodiché cominciamo ad aggiungere la nostra salsa cacio e pepe. Cominciamo a girare velocemente. Dopodiché spolveriamo. Se ci rendiamo conto che è un po' troppo acquosa, ci mettiamo un po' di pecorino e continuiamo a girare. E siamo pronti per impiattare. Siamo pronti per impiattare. Ok. Poi andiamo con la nostra salsa al mojito. Finiamo con dei pistacchi . Poi una grattugiata di pepe nero e un pochettino di pecorino . Questa è la nostra versione di tonnarello cacio e pepe mojito con pistacchio croccante . Ragazzi, buona degustazione a tutti, noi l'assaggiamo come sempre, ci vediamo giovedì prossimo, ciao e grazie a tutti!